Ritorno in grande stile per la Rampichiana, ormai classica del ciclismo del territorio, che ha visto la partecipazione di quasi 1000 atleti, il doppio rispetto all'anno scorso. Siamo felici di avere ripetuto il percorso dello scorso anno perché incentivati dal fatto che i partecipanti dello scorso anno ci hanno fatto i complimenti, quindi è risultato estremamente positivo. La 17ª edizione della manifestazione di mountain bike è tornata così a colorare le strade di Arezzo, dal centro storico, punto di partenza e arrivo è stato infatti Piazza Grande, alle campagne con la scalata di Poti. Tutte persone che chiaramente hanno in testa l'obiettivo sportivo di fare bene, di arrivare bene in Piazza Grande con il miglior piazzamento possibile, ma poi tantissimi vengono da fuori Arezzo, da fuori regione, quindi avranno la possibilità dopo l'arrivo, dopo un meritato ristoro e riposo, di visitare la nostra splendida città con le sue bellissime bellezze storiche, artistiche e culturali. Stiamo cercando di sfruttare tutti i settori che possono portare turismo, dal turismo ciclistico a quello motociclistico, perché abbiamo anche manifestazioni di moto, quindi noi cerchiamo di percorrere tutti i passi, di sfruttare tutti i settori che possono portare gente ad Arezzo, e credo che siamo sulla strada giusta. Vittoria finale dopo 43 chilometri di sterrati e sentieri per Riccardo Chiarini tra gli uomini e di Silvia Scipioni tra le donne. E andiamo al numero uno, signore e signori, i colori sono quelli sempre del Civitatei, 1:50:19:90 di 23.386, Riccardo Chiarini, questo è il podio della 17ª Rampichiana.